Il consigliere regionale del Partito Democratico Sandro Mariani, in seguito alla conferenza stampa organizzata a Teramo dal presidente della regione Marco Marsiglio, voluta per fare il punto sul nuovo ospedale che sorgerà nell'area di Villa Mosca, ha sollevato nuovi interrogativi sul progetto. Mariani ha espresso preoccupazione per la mancanza di un piano economico dettagliato, chiedendosi inoltre da dove sia emerso il progetto presentato da Marsiglio. Si continua con questa operazione di confondere le acque, i cittadini naturalmente sono sempre più confusi perché non si comprende quando, dove e come verrà costruito appunto l'ospedale, perché si porta un disegnino, un render come viene chiamato adesso, a cui io ho chiesto risposte certe alla ASL di Teramo, perché voglio sapere dal manager questo nuovo disegno da dove esce fuori, visto che io ho prodotto un accesso agli atti un anno fa e non c'era questo fantomatico ospedale che hanno presentato qualche giorno fa. Ma soprattutto la cosa più grave è che il Presidente della Regione dice che dichiara di non sapere quanto costerà questo ospedale, intorno ai 200 milioni di euro, dichiara che non sa se ci sarà probabilmente il DEA di secondo livello, cioè l'ospedale di eccellenza qui, ma parla di un ospedale associato a quello dell'Aquila, quando sappiamo che sulla rete ospedaliera da lui portato in Consiglio regionale, sorrido qui perché quando mi dice che sarei stupido nel porre domande stupide e così ha risposto a voi giornalisti, io dico che invece probabilmente lui, mi aspettavo da lui risposte intelligenti che non sono arrivate. Il consigliere ha sottolineato l'importanza di un piano economico solido per evitare sprechi di risorse e assicurare che il nuovo ospedale risponda effettivamente alle esigenze della comunità teramana. Qui si continua a scherzare, si continua a dire che la colpa è di qualcun altro, qualcuno amministra da qualche anno e ora che si assuma le sue responsabilità, altrimenti gli faccio la proposta, può anche nominare me assessore alla sanità, visto che ha nominato la Verì, che non è stata eletta, io almeno sono stato eletto, mi offro come assessore alla sanità per aiutare il presidente Marsiglio, che vedo in notevole difficoltà insieme a questa maggioranza.